Egli riesce persino a convincere Daniel, questo è il nome del ragazzo, a non imbarcarsi su di un aereo dove doveva infatti partire per una vacanza con i genitori, in quanto ci sarebbe stata una dolorosa e immane tragedia. Daniel crede e fa di tutto per evitare la partenza. Riuscirà nell'intento salvando se stesso e la sua famiglia da tragici avvenimenti dell'11 settembre 2001, per mezzo di colui che si rivelerà essere il suo discendente. Il titolo è Profezia. L'autore Francesco Troccoli di Roma. Allora, come premio si chiama una targa, come primo classificato, è un cosmogramma, praticamente è una busta che è viaggiata nello spazio. Missione? STS 85. Francesco, prendiamo il microfono un attimo. Sì. Allora, qui c'è tutta la storia del cosmogramma, qui ci sono le perizie e qui c'è la perizia di un dato di... E qui c'è la perizia. Allora, Francesco, ti lascio il microfono. Allora, dateci come mai, non posso più mezzo, poverino. Penso del festival di Sanremo, lo lasciano con 18 premi in mano e poi ti do la canta. Allora, Francesco. Allora, ci siamo partiti da una tragedia e ne abbiamo fatto un racconto. Intanto, se posso, grazie a tutti voi per l'organizzazione splendida, grazie alla giuria, complimenti a chi ha avuto l'idea del cosmogramma, perché è un premio fantastico per chi è appassionato di fantascienza e di... Purtroppo, denaro, poi scaffetto. È comunque un bel premio. È un'idea splendida, quindi grazie anche per chi l'ha messa a disposizione in qualche modo. Il racconto nasce da un fatto reale, nel senso che qualche mese fa si è parlato di questo tizio, si chiamava John qualcosa, ora non ricordo, cercavamo prima di parlare con Giuseppe, che in internet girava e sosteneva di vivere il futuro. E pare che abbia anche fatto delle previsioni azzeccate. Allora, sulla base di questo è nata questa idea di un incontro casuale in una chat, appunto tra un ragazzino di intelligenza superiore alla media e questo misterioso interlocutore che poi lo salva e che effettivamente, ormai è stato anticipato correttamente, è un suo discendente. Per cui c'è un paradosso spazio-temporale inevitabile in tutti i racconti che parlano che mettono insieme, che parlano in qualche modo di viaggi nel tempo, insomma. Ed è appunto per me è stato un primo racconto strutturato in capitoli, quindi per me personalmente è stata una tappa tecnicamente importante, è suddiviso in 3 capitoli. Volevo soltanto raccontare un aneddoto. Il vincitore del premio dell'anno scorso, Dario, e qui ha aperto un sito internet nuoviautori.org. Riccardo, vuoi proprio per dirti più o meno come si evolve poi? Sì, beh, diciamo, anche il vincitore dell'anno scorso fa parte di un forum, è fuori là, di un forum anche sempre di fantascienza in cui, diciamo, si dà la possibilità a scrittori in erba di fantascienza come lui, come me, anche come tanti altri, di pubblicare eventualmente sia su internet gratuitamente, senza, non c'è lucro purtroppo, però l'importante, insomma, è farsi conoscere. E poi eventualmente anche la possibilità di pubblicare un libro e quindi dare la possibilità di una visibilità cartacea a chi lo vuole acquistare con racconti brevi ma comunque intensi. Va bene, Francesco, io non ti auguro di avere un sito, poi non so se è un'intenzione, però ti auguro tanta fortuna. Grazie. Ovviamente. E niente, volevo ricordarlo che i 3 racconti avranno una copertina che faremo noi direttamente, metteremo su Webbook,
quindi Sadiso mi fa creare una copertina nostra personalizzata sui racconti. Tutti i racconti, questi 20 racconti, saranno raccolti in questa opera multimediale e saranno pubblicati anche sul nostro sito. Penso. Esatto, e su altri 20 siti che sono nostri partner. E su altri 20 siti che sono partner del concorso. Oh, da oggi questa giuria è disoccupata. No, vi volevano no, far rimanere disoccupati? No. Scrivete già domani, mandate i racconti per l'anno prossimo, che ci sarà un nuovo concorso letterario, non possiamo tenere così senza farvi un peccato. Il problema è che molti, diciamo, siccome la scadenza sarebbe idealmente gennaio, febbraio dell'anno prossimo, chiaramente la tattica di ogni scrittore è inviare il racconto all'ultimo momento, perché rimane più impresso nella mente della giuria, no? Allora, chiaramente adesso quasi nessuno invia racconti, ci arriveranno tutti tra dicembre e gennaio i 150 racconti che ci arrivano ogni anno, e nel giro di 40 giorni saremo costretti a farci una cura di fantascienza. Oh, visto che ci siamo, vogliamo più o meno sintetizzare il regolamento, quante cartelle sono previste?